iniziato da pochi minuti il match che vede opporsi la compagine dei Fouchers ai pasticceri pasticcioni, 0-0 il parziale, nonostante il ritardo della squadra di Toto De Rosa. Bravissimo ed elegantissimo il gesto di Mario Di Donato, che ha preferito non prendere i legittimi due gol di vantaggio che spettavano alla squadra dei pasticceri, partendo quindi sullo 0-0. I gol si spettavano a causa del ritardo degli avversari, ma attenzione adesso al break con Mattia De Rosa! Una palla sul fondo di un soffio. Sì, il compagno, soprattutto quel compagno, scommetto. Soprattutto il grande, il prezioso innesto di Gianni Torino nelle fila dei pasticceri, che adesso vanno in avanti con Torre ingarbugliato in mezzo a due, in qualche modo sguscia via, ma Salvi prende il pallone, prova ad andare. Questo è Mattia Salvi, ricordiamo il fratello dell'altro Salvi. Toto De Rosa, provo un numero, si trascina, però il pallone fuori, si apre l'ombrello mio, clamoroso, magia, da solo, si è aperto l'ombrello, clamoroso, magia così. Quindi hanno i cambi, chiaramente c'è anche Corrado Vitale, altro grande giocatore, Iaquinandi, cercare De Rosa, palla che va via, laterale a favore ancora dei Fouchers. Non ho capito. No, è fondo, è fondo. Sì, sì, vai, vai. Greco lascia De Rosa, giocatore tutto fare, Toto De Rosa, Grimaldi con la maglietta di Adriano, clamoroso, ancora Grimaldi, prova ad andare, viene fermato, no, la palla è buona, incredibile, Grimaldi dentro per Salvi, il tiro che non arriva e poi De Rosa allontana, grande azione offensiva di Grimaldi, non certo uno che va spesso in avanti. De Vincenzo salta un uomo, ne salta due, si trascina poi il pallone fuori, va a prenderlo Manuelino Torre, come sappiamo che gli piace essere chiamato, il piccolo Torre. Cosa fa? Non sa cosa fare con il pallone. La sparacchia proprio lunga, cercare il fratello Torre, ma grande Torre. Il grande Torre, Torre senior, ma la palla va sul un torrone. La palla va sul fondo, i nostri potenti mezzi fotografici nel frattempo si bagnano. De Vincenzo per Salvi. Scusate, era De Rosa. Poi Torre, ancora Torre. Si appoggia per Di Donato. Di Donato, il numero allarga per Iaquinandi. Si impegna Mattia De Rosa, che dovrà farsi uno spruzzolino di Ventolin dopo questo scatto. Laterale di Fouchers. Battiamo bene, battiamo bene. Deve essere battuta. Batterà Salvi, non si intende né Grimaldi né De Rosa. Cambio blu. E vediamo un po', divertiamoci un po', vai. Vediamo, divertiamoci un po' con questi pasticceri. È entrato anche il signor Torino. Allora lo riprendiamo un po'. Vediamo un po' che combina. Subito in possesso palla, temutissimo da Toto De Rosa. Già non si intende con un compagno, però. Toto De Rosa, ricordiamo che ha detto: e dai Mario, ti porti Gianni, che cazzo! E dai, faccio, sei ridicolo! Ah. E dai! E dai! Mario, gioca a pallone! Salvi! Scucchiaiata! Toto De Rosa, la polla! Non ci arriva però! Vitale! Per Torino proprio! Prova a fare qualcosa, Torino! Dai e vai che non si chiude con Di Donato, Torino prende il pallone, salta Salvi, il tunnel e poi Grimaldi preferisce mettere fuori ancora Torino per Di Donato la ridà a Torino che non riesce però a tenerla in campo. Laterale per i Fouchers, Adriano Grimaldi la tocca per De Rosa che sbaglia tutto, Mattia De Rosa sguscia, vince il rimpallo e poi la palla viene allontanata da De Rosa, la dà a Salvi, prova ad andare Salvi, potrebbe anche pensare al tiro, viene fermato invece Salvi, Salvi si appoggia direttamente tra i piedi di Greco che saggiamente appoggia all'altro Salvi, Mattia che prova ad andare lungo, subito in avanti, occhio Torre, mamma mia che sicurezza, la blocca senza problemi. Di Donato, di tacco, bellissimo a cercare Torino. Poi Mattia Salvi si sbaglia il controllo. La palla arriva all'altro Salvi, fermato da De Rosa. Salvi latine però, larga per Mattia. Fermato Vitale, Vitale, parte palla al piede. Vitale in progressione, potrebbe allargare per Di Donato. Lo fa, vediamo se si chiude l'1-2. Di Donato vince un rimpallo. E poi la palla viene accompagnata sul fondo da Salvi. Ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento con il lungo rilancio di Greco. Vitale chiude e appoggia a Torino. Torino gabbia su di lui, palla allargata per De Rosa, riesce in qualche modo addirittura a tenerla in campo. Che guizzo di Mattia De Rosa, grande giocatore, peccato che conosca personaggi come Claudio Marrone. Grimaldi appoggia a Mattia Salvi, vince Di Donato, rimpallo, l'appoggia Dito per Torino, Torino salta a zecco di Vincenzo e poi Grimaldi spazza via. Allora seguiamo questa laterale Di Donato, Torino, il tiro sul fondo e chiudiamo qui il nostro collegamento.